mia figlia ci considerava come il demonio e diceva che il Signore ci avrebbe preso a schiaffi se non avessimo fatto quello che voleva il pastore Amatulli. Queste sono parole molto forti, Tonia ce le ha raccontate già da luglio scorso, ma adesso, dopo la strage di Palermo, sono parole che veramente fanno riflettere. Prima di fare alcune considerazioni, volevo farti sentire ciò che il pastore Amatulli ha detto sul rapporto eventuale con Giovanni Barreca e sulla strage di Palermo. Senti. Sì, pace a tutti, fratelli e sorelle. Pace a tutti. Voi sapete quello che stavo dicendo, no? Riguardo anche alla strage di Palermo, e hanno messo anche il mio nome oltre a tanti altri nomi, e stiamo vedendo un'opera proprio satanica e demoniaca in questo, perché stiamo notando come il diavolo vuole usare anche le notizie, audience, mass media, e per sminuire l'opera del Vangelo e per sminuire l'opera di Gesù, l'opera del nostro Signore Gesù, che porta bene, che porta edificazione, che porta ricostruzione. Stanno facendo capire che l'opera che si fa nell'ambito anche evangelico non è un'opera che porta benefici. Si stanno usando di queste cose in maniera proprio maligna e in maniera malvagia. Noi vogliamo veramente invece capire il senso della costruzione, perché quello che contano sono i fatti e non le parole. Perché non mi sembra che noi, come tutto il mondo evangelico ed altro, stia facendo un'opera di distruzione. Non mi sembra proprio, perché siamo e possiamo testimoniare, ci sono milioni di testimonianze nel mondo, di vite recuperate da Gesù, di vite recuperate attraverso l'Evangelo e attraverso l'opera di evangelizzazione della parola di Dio. Vengono e prendono questi casi, prendessero i casi dove persone si volevano suicidare per il Vangelo, per il potere di Dio, hanno bloccato tutto. Persone che erano tossicodipendenti, Dio ha spezzato le catene e li ha liberati. Prendessero i casi di alcolizzati, dei depressi, persone sole, persone abbandonate, persone che hanno avuto i benefici dal potere di Dio, hanno avuto i benefici dalla presenza e usandosi anche di noi. Hanno preso la palla in balzo, perché questo è definito evangelico. Però vogliamo vedere come l'opera che noi facciamo è un'opera di meraviglia e presentiamo l'Evangelo. Noi presentiamo l'Evangelo. È un'opera di vita nuova. La vita nuova noi non possiamo obbligare le persone. Non significa che uno è seguace o segue determinate dirette o non dirette. A noi questo non ha mai partecipato in alcuna diretta, assolutamente. Io non conosco questo uomo, a me dispiace di tutto quello che è avvenuto, di quello che è successo, anzi avremmo voluto aiutare, come abbiamo aiutato tanti casi, abbiamo detto di recupero e abbiamo portato il bene, e stiamo portando il bene e vogliamo portare il bene. Questo uomo non ha avuto mai a che fare con noi e avremmo voluto aiutarlo, certamente, come è l'opera, quello che noi facciamo di aiuto e di soccorso. Facciamo un'opera di benedizione. E poi questi, cioè, non possono attribuire, anche se ci dovesse stare persone che ci seguono o persone che magari ascoltano e vengono e poi si alzano la mattina e commettono omicidi, commettono strage, non è un qualcosa che noi possiamo, come pastori, come veramente coloro che insegnano la parola. Noi diamo la parola, poi Gesù ha parlato di quattro terreni. C'è la persona che l'accoglie e porta frutto, gloria a Dio, che cambia, vive una vita nuova. Ma ci sono persone con gli altri tipi di terreni, ha detto Gesù, no? Che sono indifferenti a ciò che si insegna, sono indifferenti perché presi da tante cose di qua giù, di questo mondo, no?
la redenzione è qualcosa che una persona deve accettare, deve vivere una vita nuova. Non si dice che è evangelico, anche se questo è così descritto come evangelico o aveva nella sua pagina cose evangeliche, non significa il fatto che uno è evangelico. Pastore, intanto non sei un pastore, noi lo abbiamo fatto dire anche a chi della Chiesa evangelica in realtà è un effettivo pastore, quindi non puoi parlare come fossi un pastore. Noi ci rivolgiamo a te perché da sempre vorremmo poterti intervistare, ponendoti però le nostre domande, non quello che tu vuoi far credere, perché questo è importante. Ci proviamo da luglio scorso e uno che è timorato di Dio non scappa. Che dici, Tino? Assolutamente. Non scappa, non scappa. Ma soprattutto quel cambio di look con la cravatta, il papillon, non è che fa l'uomo. L'uomo lo fa quando invece affronti le persone. E soprattutto un uomo che non capisce come delle menti fragili, delle menti deboli, possono prendere per buono tutte le supercazzole che dice. Anche perché ciò che lui va predicando, al netto delle attinenze alla parola di Dio, le lingue di fuoco, Tino, non sono assolutamente vere, sono invenzioni. Non andate dietro questa persona. Catalamai, non andate dietro queste persone, perché sfruttano semplicemente i vostri momenti di difficoltà, le vostre fragilità. Non date soldi, il decimo dello stipendio, le offerte. Non dategli soldi. Obbligatorie. Obbligatorie. Le offerte obbligatorie, ci è stato anche raccontato. E poi, pastore, vorremmo anche chiarire qual è stato il suo rapporto con la ex moglie. Eh sì, perché ci risulta un rapporto molto turbolento, molto tormentato. E noi facciamo appello anche alla ex moglie affinché ci possa definire un quadro più completo di cosa era capace il pastore. Perché si può predicare, ma poi bisogna anche razzolare. Bisogna razzolare come si predica. E questo non l'ha mai fatto. Dunque, il fatto che Barreca non conoscesse personalmente il pastore, ma fa riferimento anche ad aver postato dei video del pastore, quindi prendendo per buone le cose che dice il pastore, è difficile da slegare. È chiaro che lui ha il diritto di dire ciò che ritiene, ciò che vuole, a sua discolpa, siamo in un paese democratico, è giusto che lo faccia. Ma dovrebbe anche valutare qual è il peso del suo comportamento, delle parole, sulle menti fragili, le menti deboli, che non cercano altro che un po' di conforto, che lui dà in maniera del tutto opinabile. Dunque, pastore, noi non condividiamo quanto dice, lo abbiamo sempre affermato e continuiamo a farlo. E chissà che magari ci si possa incontrare faccia a faccia una di queste volte. Che dici, Tino? Sì, lo diciamo spesso. Ma il Signore vede e provvede. Il Signore, quello vero, quello che parla dall'alto, non il pastore che dal basso parla come fosse Dio. Capito? Perché quello è il problema. Ma voi non ci credete. Non ci credete. Andate dai pastori veri, andate in chiesa, ve lo dice un cattolico praticante, pastore, e te lo dice un cattolico praticante che dice un sacco di supercazzo. Per ora e solo per ora, da quella che fu la chiesa del autoproclamatosi pastore Roberto Amatulli, è quasi tutto. E se qualcuno avesse ancora qualcosa da dirci, si facesse avanti, anche tra i tanti parenti del pastore. Dimmiti. Dove stiamo? Qua stiamo, non ci muoviamo. Cioè, nel senso, no, stiamo qua a disposizione. Qua, no, ecco, a disposizione. A disposizione.